Buongiorno, sono qui in salotto che mi sto sistemando. Sono già vestita, ma non sono truccata. Ieri mi sono piastrata i capelli e siccome ci ho dormito sopra, magari li sistemo un po' qua davanti, che hanno qualche onda. Comunque, adesso mi trucco anche un pochino e lo sto facendo qui in salotto per il solito, sempre il solito. Ok, parlare qui in salotto non è mai facile perché i cani hanno sempre qualcosa da dire. Giuno, vieni qua. Giuno, Giuno, vuoi farti vedere? Vieni qua. Brava, vieni. Qui c'è Giuno, ma non la vedete. Eccola, l'avete vista per un attimo. Lo dico veloce perché riabbaiano e ripiangono i cani, che sono qui in salotto sempre per lo stesso motivo, ovvero che in camera mia fa caldissimo, cioè fa ancora caldissimo, e quindi per evitare di accendere il condizionatore, che ormai siamo a settembre, vengo qui giù a fare tutto. Quindi Giuno piange in sottofondo, adesso mi sistemo, capelli e trucco in modo abbastanza veloce perché sono già le 9:40 e alle 10:15 dobbiamo uscire, cioè arriva a prendermi la Leti. Siamo arrivati, siamo nel parcheggio. Dobbiamo ricordarci blu 48. E qui c'è la Letizina. Ciao Bibi. Stiamo entrando, non sono neanche le 11 e siamo già qui. Operativi. Dobbiamo andare assolutamente da Primark, da Tiger, vabbè, ovvio, da Bath & Body Works per tante candeline. Io spero che ci siano già le collezioni autunnali nei vari negozi. Credo di sì, ma non è così scontato perché siamo ancora comunque a settembre. Però lo spero. Bene, da Primark ci sono alcune cose autunnali. Già da Bath & Body Works ho visto che non ci sono. Qua invece sì. E dopo ovviamente vado nella zona Harry Potter che ci vado sempre. La Leti ha già preso una cosa e dice a me che prendo un sacco di cose, lei Dai, ce l'ha già sono pieno. contenta. Io amo le camicette. Sono da Pull&Bear. Ho già fatto un giro da Bath & Body Works, dopo vi faccio vedere cosa ho preso, il profumo non c'entra. E adesso mi proverò un po' di cosine. Ho trovato questi pantaloni che mi piacciono molto, li ho presi di due taglie diverse perché non so mai quale scegliere. Qui ci sono altre cose, ah, e già che ci sono vi faccio vedere anche l'outfit di oggi. Non voglio parlare troppo alta voce perché sembra che sto parlando da sola. Però questo è l'outfit di oggi. Che è questo vestito semplicissimo che ho preso su ASOS, ormai ce l'ho da un po', è molto comodo per fare shopping. Comunque adesso mi provo le cosine, vediamo che cosa prenderò. Allora, la luce non è delle migliori. Siamo tornate a casa e la Letizina, Fanno. cosa stai facendo? No, Ah, sta provando nuove cose, sì, fai, fai. Così poi ci fai la recensione. Comunque la Letizina rimarrà qui a dormire. Cosa stai facendo? mi ha bloccato. Vabbè, siamo qui, io e la Leti e Giuno. Giuno è qui che dorme. Allora, volevo farvi vedere le cose che ho comprato perché non so quando riuscirò a registrare. Non so se sono sfocata o a fuoco. Forse adesso è più nitida l'immagine. Vabbè, comunque non so quando avrò tempo di registrare una vera e propria haul. Mi sa che una haul vera e propria autunnale me la farò a ottobre. Però siccome oggi ad Arese ho trovato delle cosine molto molto carine, volevo farvele vedere. Però ad ottobre vi faccio una vera haul con i vestiti indossati. Anche perché tra poco, mentre state vedendo questo vlog, sarà già la settimana in cui partirò e farò un viaggio molto speciale, andrò in un posto molto speciale, lontanissimo da qui, cioè molto lontano, non lontanissimo tipo America, però lontano, in un posto in cui non sono mai stata per un evento wow. Esclusivo unico. Esclusivo unico, dice la Leti. E sicuramente vi farò il vlog. E quindi oggi stavo cercando anche alcune cosine per questo evento qua. Non so se le trovate. Però vabbè, intanto ho preso qualcosa. Iniziamo per esempio da Sephora, così a caso. Ho preso praticamente questo che è il mio solito fantastico e inimitabile fondotinta preferito di NARS, che è lo Sheer Glow. Solo che l'ho preso di una colorazione più scura rispetto alla mia solita,
perché mi sono abbronzata. Sembra comunque chiarissimo, però vabbè, durante l'inverno ovviamente tornerò ad essere chiara, quindi diciamo che è un fondotinta per questa mezza stagione. E poi ho preso questo siero primer che si può utilizzare un po' per qualsiasi cosa, della marca Farsali, e ne ho sentito parlare benissimo da un sacco di persone, quindi lo volevo assolutamente provare, anche perché io ho la pelle secca e so che questo è molto buono per la pelle secca. Si chiama Unicorn Essence, quindi essenza di unicorno. Guardate la boccetta, che bella. Non vedo l'ora di provarlo e me lo porterò nel viaggio che devo fare. Ah, vi faccio vedere subito questi due costumi perché secondo me piaceranno a tante di voi. E soprattutto erano in saldo. Ovviamente non sono più i saldi estivi che sono iniziati a luglio, però c'erano un po' di cose che avevano ancora degli sconti. Intanto, sì, intanto vedete la Letty dietro che fa le cose. Praticamente da JD ho trovato questi due costumi dell'Adidas che sono uguali ma di due colori diversi. Sono costume intero, sembra un po' il costume sportivo, in realtà è super sgambato, quindi è un mix di costume sportivo e costume che va di moda. Comunque, mi piaceva molto questo colore perché è un rosa caldo che mi sta molto bene come colore. E poi ho preso lo stesso modello anche in azzurro, che di solito mi sta un po' meno bene perché è freddo, però la Leti ha detto che con i miei occhi azzurri risalterà un sacco, vero? Ah, poi con la bronzatura. E questo in teoria, cioè questi in teoria li userò per andare insieme alla Leti in piscina. Vediamo quanto dura sta cosa. Ma Leti, che cosa ti sei? Fatti vedere, amo. Vieni qua. Primo rossetto provato. Dove sei? Oh, eccolo qua. Tutto sui denti. Amo. Di Deborah, vabbè, sto provando un po' di cose intanto. Poi passiamo a cose un po' più autunnali, se così vogliamo dire. Ho preso questa camicia che fa da vestito. Mi ha colpito principalmente questa fantasia, così sul marrone, perché mi piace molto a me indossare il marrone, però non trovo spesso dei capi che mi convincano. E invece questa camicia qui di Pull & Bear mi è piaciuta molto. È proprio larga così, quindi non segna la vita né niente, però ha una bella lunghezza che fa risaltare le gambe e quindi mi piaceva molto. E questa l'ho pagata 19,99 €. Questa non era in saldo. Ah, mentre questi due li ho pagati 20 € l'uno e costavano 40 inizialmente, quindi il 50% di sconto. Ah, questo vestito, vabbè, è uno dei miei soliti vestiti che mi metto sempre, ovvero nero, bottoncini e lunghissimo fino alle caviglie. Questo è proprio lo starter pack per un vestito che può piacermi, perché veramente ne ho un sacco così. Però questo mi piaceva perché ha le maniche corte e non l'avevo proprio di questo modello specifico, però lo so che ne ho altri molto simili. Anche questo l'ho preso da Pull & Bear e l'ho pagato 25,99 €, quindi vabbè, 26. Sì, in effetti un po' esagerato. Su Asos ci sono anche a meno, però mi piaceva molto e questo lo porterò come possibile outfit nel mio viaggio che devo fare. Parto venerdì comunque, tra parentesi. Ah, questo bellissimo. No, questo è veramente il capo, il mio capo preferito di questa haul, di questo shopping. L'ho preso da Zara e l'ho trovato in sconto al 50%. Da 50 € ne costa 25. Tu l'hai trovato? Io l'ho trovato perché ho trovato, c'era solo una S, no, e me la sono presa io. Ah, è vero. Allora, la Leti ha trovato questa rella da Zara con tutti i capi in saldo e c'era solo una S, l'ho provata, mi piaceva e l'ho presa io. No, però in realtà la Leti non è che convinceva tantissimo, perché lei non è abituata a questi, cioè non ha tanti vestiti del genere. Io so già che invece mi trovo benissimo. Anche questo è un vestito super lungo fino alle caviglie, con tutti i bottoncini, ma sono neri, quindi non si notano molto. Sono qui, no aspetta, sono neri o sono colorati? No, sono neri, ok. Sono tutti qui davanti. Anche questo è a maniche corte, però le maniche hanno tipo questo sbuffo qui, mi piaceva molto. Poi c'è il colletto e è bello proprio chiuso tutto anche fino all'ultimo bottone. Mi piaceva moltissimo. La cosa che poi particolarmente mi piace è la fantasia, perché ha tutti questi arancioni, questi rossi che mi ricordano proprio l'autunno. Quindi questo è un vestito super autunnale. Come ultimo capo di vestiario ho preso questi jeans con effetto leopardato. Bellissimo. Sempre da Pull & Bear. Sì, da Pull & Bear, che ho pagato 29,99 €, 30 €. Vi consiglio, se vi piacciono, di prenderli da Pull & Bear, perché ci sono anche da Zara, ma costano 50 €. No, 40 €. 40... No, 49. 49, costano o 40 o 50
40 euro, non mi ricordo. Però l'importante è che costano di più di Pull&Bear. Quindi se vi piacciono, sono identici, prendeteli da Pull&Bear. Sono tipo modello mom jeans, molto attillati sulla vita e poi un po' più larghi, e sono molto molto belli. Ovviamente quando vado ad Arese vado sempre da Bath & Body Works e ho preso due candele che non sono ancora della collezione autunnale, non c'era molto dell'autunno in questi negozi, però sono due fragranze che io adoro, ho già provato, già comprato e quindi le ho riprese. Ho preso questa candela che si chiama Midnight Pomegranate, non so mai come pronunciare melograno in inglese, comunque è questa candela qui, che sa, in teoria dovrebbe sapere di melograno e cannella, in realtà è un profumo tutto a sé, comunque si sente la cannella. Mentre quest'altra, che è bellissima anche esteticamente perché ha effetto marmo, però in realtà io l'ho presa per la fragranza, perché è cinnamon e spiced vanilla, buonissimo. Praticamente è una cannella super zuccherata, adoro. Cioè, questa proprio è già natalizia, anche se non sembra dalla confezione, è buonissima. E l'ultima cosa, perché c'era il 3x2, ho preso questo sapone per le mani al gusto Dark Kiss, quindi bacio nero. E la ragazza di Bath & Body Works mi ha spiegato che dovrebbe essere mirtillo e vaniglia, quindi siamo sempre su questi gusti dolci. Quindi quello lo vado subito a mettere in bagno e adesso ci mettiamo ad accendere una di queste candele per creare un'atmosfera autunnale. E poi sistemo anche tutti gli acquistini. Basta, questa era la piccola haul durata già 10 minuti e adesso ci strucchiamo anche, magari facciamo qualche maschera, perché oggi abbiamo camminato in totale 9 km al centro commerciale, vi dico solo questo. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato, perché a casa mia si mangia solo questo, i ravioli. Però erano buoni perché erano al sapore di parmigiana, erano molto buoni. Adesso siamo salite finalmente a struccarci insieme a Juno, che si struccherà con noi. Oh mamma, questa cagnolina, ciao. Quindi ci strucchiamo e poi ci facciamo, come vi ho detto, una maschera. Ne ho un sacco, amo, guarda. Di cosa? Di maschere. Ho tutto questo libro di maschere della Dr. Jart, che è pieno di maschere. Poi mi sono in realtà arrivate delle maschere anche da Deborah, eccole qua, anzi da Debbie, eccole qua. Quindi ci sono queste, poi ci sono anche quelle di Kiko che invece ho preso io per provarle, perché erano in saldo, costavano solo un euro, le volevo provare. Quindi in realtà abbiamo un sacco di scelta, amore. Qui ci sono tutti i miei prodotti skincare, ce ne sono un sacco veramente. Poi la Dr. Jart veramente sono stra gentili, me ne hanno regalate un sacco e i loro prodotti sono buonissimi, quindi io me ne farò una di Dr. Jart assolutamente. Vabbè, primo step in ogni caso quello di struccarsi, quindi andiamo in bagno e iniziamo da questo. Fantastiche, bellissime. Io ho fatto questo qui di Dr. Jart della nuova linea Ceramidin, che è super idratante. Mentre la Letizina ha fatto questa qui di Dr. Jart, che è Clearing Solution, per migliorare la texture della pelle. Buongiorno! C'è Juno in sottofondo che inizia a fare i versi. Comunque questa che vedete è la Cleo del futuro, che sta per editare il vlog. E mi sono resa conto che dopo quella serata con la Leti non ho più ripreso nulla. Ecco Giuno, appunto. E in realtà, appunto, poi la domenica, cioè quel giorno era sabato, la domenica abbiamo passato la giornata qui a casa e tra l'altro abbiamo iniziato una serie TV molto bella che voglio consigliarvi su Netflix, che si chiama Insatiable. È una serie TV molto ironica, molto a volte anche satirica, perché parla di temi anche un po' delicati in modo ironico. Però in generale mi piace molto come serie, perché a me piacciono le serie che appunto sono di questo genere. E tra l'altro, se vedevate Zack e Cody sul ponte di comando, la protagonista è Bailey di Zack e Cody sul ponte di comando. Comunque ve lo consiglio, Insatiable. E questa era una piccola parentesi. In realtà volevo semplicemente concludere questo vlog, visto che è l'ultima volta che ci vediamo prima della mia partenza qui sul canale. Volevo dirvi di seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, perché appunto questo venerdì parto per un viaggio veramente speciale, come vi ho già detto nel vlog.
e quindi se mi seguite su Instagram saprete in anticipo la meta, tutto quello che succederà, e poi ovviamente pubblicherò anche un vlog dove poi vi mostrerò tutto ancora più nel dettaglio sul canale. Però io veramente non vedo l'ora di partire, sto già preparando tutto perché sono elettrizzata da quello che andrò a fare, ma soprattutto il luogo che andrò a visitare, anche le ore di aereo che mi spaventano un po', però allo stesso tempo avrò tanto tempo per dormire in aereo, boh, non lo so. In ogni caso, non vedo l'ora. E un'altra cosa che vi devo dire assolutamente prima di chiudere il vlog è che è iniziato ufficialmente l'autunno, che è la mia stagione preferita, quindi sono strafelice anche per questo. E infatti adesso mi metterò qui ad editare il vlog con una bella candelina, una di quelle che ho comprato appunto nella haul che vi ho fatto vedere nel vlog, e ricreerò la classica atmosfera autunnale. Tra l'altro ieri che sono uscita con Juno ho visto che ci sono tutte le foglie che stanno iniziando a cadere dagli alberi, quindi pian piano sta diventando davvero autunno. So che ci sono persone che abitano in altre parti d'Italia dove invece fa ancora caldissimo, anche qui fa comunque caldo, però vedo che la natura inizia a essere molto più autunnale. Basta, detto questo, detto tutto, perché sennò faccio un altro vlog praticamente. In ogni caso, anche se sarò via questo weekend, domenica uscirà comunque un nuovo video, che non sarà il vlog perché non l'avrò ancora fatto in tempo ad editarlo, però non vi preoccupatevi perché devo mantenere questa cosa di ogni video al mercoledì e alla domenica, quindi ci sarà un video anche questa domenica. Adesso vi saluto, basta, perché sennò non ha senso continuare a parlare, e basta, non vedo l'ora di partire, punto, via. Vi saluto, vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog. Ciao.